Come si gioca al TCG di Digimon? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo GCC basato sull'anime ambientato su DigiWorld? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Taimat, Sora, Itzy, Mimi e Joe sono tornati dopo la loro prima apparizione nel lontano 1999 ad accompagnare gli appassionati delle digievoluzioni nel gioco di carte collezionabili di Digimon. E sarà proprio in questo video che esploreremo le meccaniche di questo TCG in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata! Il campo da gioco per il TCG di Digimon vedrà un campo di battaglia dove posizionare i vostri Digimon, una zona dedicata ai Tamer, un'area dove andrete a posizionare la vostra Security Stack, una superficie riservata al misuratore di memoria che verrà condiviso da entrambi i giocatori, una zona esclusiva per il deck che conterrà le Digi-Egg con accanto il rispettivo spazio chiamato Raising Area, ed infine le due zone dedicate al mazzo e alla pila degli scarti. Per iniziare una partita vi serviranno un mazzo composto da esattamente 50 carte ed un numero variabile che andrà da un minimo di 0 fino ad un massimo di 5 carte uovo. Sarà da notare che tutti gli elementi inclusi nel deck principale e in quello chiamato Digi-Egg potranno avere elementi non in numero superiore a 4 unità per carta. Una volta mescolato il mazzo andrete a posizionarlo nella sua zona designata. Se presente, andrete a mescolare anche il mazzo Digi-Egg, piazzando anch'esso nella sua area. Poi pescherete 5 carte dalla cima del deck, posizionandole coperte nella Security Stack senza rivelarle. Quindi deciderete quale giocatore inizierà per primo. Potrete utilizzare un dado per lo scopo, o come riportato nel regolamento ufficiale, potrete giocare a sasso carta forbice per determinare l'esito della scelta. Deciso ciò, andrete a pescare 5 carte dalla cima del mazzo per formare la vostra mano iniziale. Se quest'ultima non vi soddisferà, potrete optare per un mulligan. In caso dovesse accadere, andrete a posizionare la mano in fondo al mazzo nell'ordine che preferirete senza mescolarlo, andando poi infine a pescare 5 nuove carte. Non ci sarà alcun limite di carte che potrete avere in vostro possesso. Dopodiché collocherete un segnalino nella casella con valore 0 presente sul misuratore di memoria ed infine potrete dare inizio al match. Ok Arconte, e ora che ho pescato le mie prime 5 carte? Scopriamo assieme come leggerle. Ogni carta nel TCG di Digimon riporterà, per i Digimon, il costo di giocata necessario per evocare una creatura sul campo di battaglia, il valore di P, Digimon Power, che ne indicherà la forza di attacco, le condizioni di evoluzione, che staranno ad indicare il colore ed il livello del Digimon base necessario per effettuare la Digievoluzione, in questo caso in Devimon, attraverso un costo specifico, il box degli effetti, che indicherà quali abilità possiederà la carta, il livello, che sarà utile durante il processo di evoluzione, il nome della carta, la forma, la proprietà e la tipologia del Digimon, che ne evidenzieranno le caratteristiche speciali, l'effetto della Digievoluzione, che potrà essere utilizzato quando un Digimon evolverà, ed il numero della carta con la sua rarità. Saranno inoltre presenti su alcune carte Digimon il DNA Special Digievolution e il DigiXROS Requirement, introdotti rispettivamente con gli starter 9 e 10 e il set XROS Encounter, che non tratteremo nello specifico in questo video. Vi lascerò comunque in descrizione il regolamento generale, dove partendo da pagina 16 potrete da voi esplorare più a fondo queste due nuove meccaniche. Torniamo a noi. Le carte Tamer presenteranno l'effetto protezione, che potrà essere attivato quando la carta verrà pescata dalla Security Stack, lo vedremo fra poco, più tutto quello che ci sarà in comune con le carte Digimon, e le carte Opzione, che presenteranno tutto quello che in comune ci sarà con le carte Digimon e Tamer. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi.
I Digimon saranno la colonna portante di ogni deck. Una volta impiegati dalla mano, sostenendo il loro costo di evocazione, potranno attaccare altri Digimon rivali o direttamente l'avversario in modo da permettere ad ogni giocatore di aggiudicarsi la vittoria finale. Inoltre potranno attivare i propri effetti per agevolare la giocata di chi ne avrà il possesso e contrastare le strategie di chi vi giocherà contro. Le Digi Egg saranno carte raffiguranti Digimon allo stato base. Potranno essere utilizzate solo ed unicamente nel loro mazzo dedicato e posizionate di seguito nella Raising Area. I Digimon presenti in quest'ultima zona non potranno attivare o essere bersagliati da effetti a meno che non specificato. Nel turno successivo, dopo che avrete Digi evoluto il vostro uovo a livello 3 o superiore, potrete spostare la vostra carta con sotto le Digi Evolution Source, vedremo fra poco cosa saranno, sul campo di battaglia. I Tamer possiederanno effetti ed abilità che potranno influenzare i Digimon sotto il vostro possesso o sotto il controllo dell'avversario. Questi non potranno essere scelti come bersaglio di un attacco e a loro volta non potranno sferrare un assalto. Come per i Digimon, anch'essi avranno un loro costo specifico per poter essere giocati. Le carte opzione, infine, saranno contraddistinte da un bordo di colore blu, ed una volta utilizzate verranno poste direttamente nella pila degli scarti. Come per i Digimon e i Tamer, anche queste avranno un loro costo di lancio da dover sostenere per poter essere giocate. Ok Arconte, un secondo, non ho capito un concetto. Come si gioca una carta? E a che serve questa? Il sistema di evocazioni di Digimon utilizzerà per lo scopo la dinamica della scheda di memoria. Ad esempio, se vorrete giocare un Toy Agumon sul terreno, con costo pari a 3, lo farete prima scendere in campo in stato attivo, pagandone di seguito il costo, spostando verso destra il segnalino presente sulla memoria di un numero pari al costo di evocazione richiesto. Se il segnalino andrà a finire sulla scheda di memoria avversaria, il vostro turno terminerà immediatamente e toccherà a chi vi giocherà contro iniziare il proprio. Andrà da sé quindi che finché il segnalino rimarrà sulla vostra scheda di memoria, potrete continuare a giocare carte dalla vostra mano. Chi vi giocherà contro avrà quindi a propria disposizione 3 unità di memoria in più da utilizzare a proprio piacimento per giocare carte dalla mano. Notate bene! La scheda di memoria avrà dei numeri riportati su di essa che andranno da 0 a 10. Ciò vorrà dire che se nel vostro primo turno vorrete giocare ad esempio un Blitz Greymon con costo pari a 12, non potrete farlo, non avendo abbastanza punti memoria da poter spendere. Quindi, per riuscire a giocarlo, il segnalino sulla scheda dal vostro lato di campo dovrà essere pari o superiore a 2. Una volta che avrete giocato un Digimon dalla mano, quest'ultimo soffrirà di quel che si chiama debolezza da evocazione. Non potrà quindi attaccare, salvo casi eccezionali, ma potrà comunque attivare i suoi effetti, anche se appena sceso sul campo di battaglia. Non ci sarà alcun limite di Digimon che potranno essere presenti in gioco. Ci saranno due stati nel quale le carte potranno trovarsi durante una partita, attive e sospese. Quando dovrete sospendere una carta attiva, vi basterà ruotarla di 90 gradi. Perfetto Arconte! E adesso? Come si svolgerà un match di Digimon? Vediamolo assieme, descrivendone le varie fasi di un turno. La prima fase di un turno sarà quella di attivazione, dove potrete ripristinare ogni Digimon sospeso presente in campo. Il giocatore che inizierà per primo il match salterà questa fase. Una volta fatto ciò, potrete accedere alla fase di pescata, dove andrete per l'appunto a pescare una carta dalla cima del deck portandola alla mano. Anche in questo caso il giocatore che inizierà per primo il match salterà questa fase. Dopodiché potrete dare il via alla fase di allevamento, che vedrà 3 sottopassaggi ben distinti. Primo sottopasso, covare una Digi Egg. Per fare ciò dovrete pescare la prima carta dal mazzo dedicato andandola di seguito a posizionare scoperta nella Raising Area. Secondo sottopasso, spostare un Digimon già covato e pronto all'uso dal nido al campo di battaglia. Attenzione, un Digimon che verrà spostato dalla Raising Area alla Battle Area non verrà considerato giocato, quindi gli effetti on play eventuali non verranno attivati.
Inoltre, un Digimon impiegato in questo modo durante una partita potrà sferrare un attacco nello stesso turno nel quale entrerà in gioco, a differenza di altri Digimon adoperati direttamente dalla mano. Terzo sottopasso, non fare nulla di tutto ciò per passare direttamente alla fase principale. Notate bene, ogni passaggio appena riportato potrà essere svolto solo una volta nel proprio turno, quindi potrete o digievolvere un Digimon livello 2 o spostare un Digimon evoluto di livello 3 o superiore dalla Racing Area al campo di battaglia. Notate ancora meglio, questa fase sarà del tutto opzionale, dato che la presenza stessa del mazzo contenente le Digi-Egg sarà opzionale. Nella fase principale vi sarà possibile evocare e o digievolvere Digimon, evocare domatori, utilizzare carte opzione ed attaccare in qualsiasi ordine quante volte vorrete finché potrete. Ma vediamo più nel dettaglio queste 5 sottofasi. Per giocare un Digimon dalla vostra mano vi basterà seguire la procedura già menzionata in questo video, pagando il costo sulla scheda di memoria a seconda del Digimon che vorrete evocare in campo. Per evolvere invece un Digimon già presente in gioco, vi basterà pagare il suo costo di digievoluzione. Non ho capito, Arconte. Facendo un esempio pratico, se vorrete giocare un Greymon dalla mano, potrete farlo principalmente in due modi. O pagandone per intero il costo di evocazione, pari a 4, o attraverso il costo di digievoluzione. Per soddisfare quest'ultimo, dovrete avere in gioco un Digimon che ne condividerà il colore, in questo caso nero, e che sia di livello 3. Quindi prenderete in considerazione il costo di digievoluzione di Greymon, che vi permetterà di digievolvere un Digimon di livello 3, per l'appunto Agumon, andando a pagare in seguito un costo pari a 2 sulla scheda di memoria. Stessa cosa se vorrete evocare un Metal Greymon, che richiederà un Digimon di livello 4 per essere evoluto, al costo di 3 tasselli sulla scheda di memoria. Se un Digimon avrà più condizioni di evoluzione, vi basterà soddisfarne solo una per digievolverlo. A questo punto vi basterà sovrapporre la digievoluzione sul Digimon già presente in gioco, che diverrà una base di evoluzione, mantenendo visibile la parte inferiore della carta per rendere cumulativi gli effetti di ogni Digimon. Questo meccanismo prenderà il nome, come già anticipato, di Digievolution Source. Dopo aver effettuato una digievoluzione, pescherete una carta dalla cima del mazzo come bonus evoluzione. Quando un Digimon evoluto verrà distrutto e mandato nella pila degli scarti, porterà con sé anche tutte le basi dell'evoluzione stessa. Per evocare un Tamer, vi basterà posizionarlo nella sua zona dedicata sul campo da gioco, pagandone come sempre in seguito il costo di evocazione. Anche in questo caso non ci sarà un limite di Tamer che potrete utilizzare durante un match. Ricordiamo che questa tipologia di carte non potrà né attaccare né tantomeno bloccare un assalto rivale. Per giocare una carta opzione, il giocatore che ne utilizzerà l'effetto dovrà avere necessariamente almeno un Digimon o un Tamer che ne condivideranno il colore presenti in campo. Quindi, dopo averla giocata e pagato il costo, l'effetto principale dell'opzione verrà innescato, ed una volta che verrà risolto, quest'ultima verrà posta nella pila degli scarti. Poi potrete passare alla fase di battaglia, dove, sospendendo i vostri Digimon, potrete dichiarare un attacco designando gli obiettivi dell'offensiva. Questi bersagli potranno essere chi vi giocherà contro o un Digimon sospeso sul campo di battaglia avversario. I Digimon rivali attivi e viceversa non potranno subire un'offensiva. A questo punto si innescheranno tutti gli effetti delle carte correlati all'attacco, come Security Attack, Blitz, Rush e When Attacking. Quando deciderete di attaccare un Digimon avversario, dovrete comparare i due valori DP. Poi si passerà al calcolo dei danni. Se il vostro Digimon avrà un DP superiore al Digimon avversario, quest'ultimo verrà distrutto e posto nella pila degli scarti. Se il DP del vostro Digimon attaccante sarà uguale a quello del Digimon difensore del vostro avversario, entrambi verranno distrutti e posti nella rispettiva pila degli scarti.
Se il DP del vostro Digimon sarà inferiore al DP del Digimon del vostro rivale, il Digimon al quale avrete fatto sferrare l'attacco verrà distrutto e posto nella pila degli scarti. Se deciderete invece di attaccare l'avversario, quest'ultimo potrà scegliere di difendersi con Digimon aventi l'abilità Blocker. Questi Digimon potranno essere utilizzati per deviare su di essi un assalto diretto alla Security Stack o ad altri Digimon presenti sul terreno che non si avrà intenzione di perdere. Se questi Digimon non saranno presenti sul terreno, l'attacco verrà diretto ai danni di chi vi giocherà contro, e se ciò accadrà, egli andrà a rivelare la prima carta dalla sua Security Stack e la mostrerà andando ad eseguire una cosiddetta verifica. Se la carta mostrata avrà un Security Effect, questo verrà innescato indipendentemente dal colore che possiederà e senza pagarne alcun costo. Notate bene! I Security Effect potranno essere innescati unicamente e in nessun altro caso se la carta con questa tipologia di dinamica verrà adoperata dalla Security Stack. Se la carta svelata invece non possiederà effetti Security, si procederà come segue. Se sarà un Digimon, esso verrà immediatamente posto sul terreno e fatto combattere contro il Digimon attaccante. Poi si procederà con la classica fase di battaglia con calcolo dei danni annessi. Il Digimon rivelato dalla Security Stack non sarà considerato come un normale Digimon, quindi tutti gli effetti che si applicheranno al Digimon in questione presenti in campo non verranno attivati. Indipendentemente poi dall'esito della battaglia, se andrà o meno a vincere il combattimento, il Digimon in difesa verrà mandato alla fine dello scontro nella pila degli scarti. Se bensì sarà una carta Tamer o una carta opzione ad essere rivelata dalla Security Stack, ne attiverete il Security Effect, che, nel primo caso, vi permetterà usualmente di giocare un domatore senza pagarne il costo di memoria, e nel secondo caso di attivare l'effetto Main dell'opzione stessa, salvo casi eccezionali. Se non avrete altro da fare durante il vostro turno e non avrete speso tutti i punti memoria a vostra disposizione, passando la mano all'avversario andrete in automatico a porre il segnalino presente sulla scheda di memoria sul numero 3 dal lato del vostro rivale e viceversa, indipendentemente da dove il segnalino fosse prima di concludere il passo. Infine terminerete il turno permettendo al vostro avversario di iniziare il suo. Arconte, tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita nel TCG di Digimon? Quando attaccherete con un vostro Digimon ai danni dell'avversario e quest'ultimo non avrà più carte nella sua Security Stack, verrete automaticamente proclamati vincitori dell'incontro. Allo stesso modo, vi aggiudicherete il match se chi vi giocherà contro non potrà più pescare carte dal proprio mazzo durante la sua fase di pescata, non avendone più nel proprio deck. Come sempre in descrizione vi lascerò tutti i link utili così da migliorare sempre di più la vostra esperienza ludica. E voi, quale Digimon utilizzerete per sconfiggere Black Gear allo scopo di salvare DigiWorld? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!